ragazze, bentornati in un altro Mi Preparo con voi. Come vi avevo promesso, oggi vi mostrerò all'azione tutti i prodotti di Kat Von D che ho comprato, ma non solo, ci stanno anche altre cose nuove. E se vi siete persi il video haul con tutti gli swatch dei prodotti di Kat, vi lascio qui la scheda, ma se mi seguite anche su Instagram sapete che ho comprato anche altri due prodotti che non vi avevo fatto vedere nell'haul. Quindi ho comprato la Shade Light Eye Contour Palette, quindi la famosissima palette per gli occhi che però oggi utilizzeremo in una maniera alternativa, non sugli occhi ma sul viso come contouring. Infatti io l'ho comprata proprio perché penso sia una palette molto versatile che si può utilizzare sia sugli occhi. Infatti l'ho già utilizzata sugli occhi e devo dire che mi piace moltissimo, ma oggi la proverò con voi come contouring e anche come blush. Secondo me è validissima anche sul viso, ma insomma andremo un po' a sperimentare oggi e vedremo un pochettino. E poi ho comprato anche una tinta nuova che andrò a mettere, poi dopo vi farò vedere quale, che è bellissima. Vado a mettere quindi il Primer Potion di Urban Decay nella colorazione Original, e come vedete la mia pelle rispetto all'altro video, all'altro Mi Preparo con voi, è decisamente migliorata. Ho qualche brufoletto ancora, però rispetto all'altra volta è secondo me decisamente meglio. Un po' perché in quel video ero in quel periodo del mese, quindi ovviamente mi spuntano brufoli come se non ci fosse un domani. È da tipo una settimana che non utilizzo più il Clarisonic perché la testina iniziava a grattare. In realtà grattava già da un mesetto, infatti sono più di 3 mesi che utilizzo quella testina e ad aprile dovevo cambiarla, però siccome grattava poco, non so, non pensavo potesse darmi fastidio. Ero indecisa se quindi ricomprare la testina nuova, tra l'altro mi è arrivato anche lo sconto del 20% di Sephora, ma poi sono andata sul sito di Douglas e ho visto lo sconto, cioè ho visto un buon prezzo del Foreo Luna Play e quindi l'ho preso. Non vedo l'ora di provarlo e insomma di farvi sapere com'è. Intanto ho messo all'interno dell'occhio Vermeer della palette Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills, che tipo è il mio colore preferito di questa palette, che è un color rosato luminoso. Ma ora andrò ad utilizzare la Shade Light Eye Contour Quad nella colorazione Plum di Kat Von D. Ho già utilizzato questa palette varie volte e mi piace molto, anche se la trovo parecchio polverosetta, parecchio, insomma, abbastanza polverosetta, però mi piacciono tanto le colorazioni, i colori sono pigmentati, sfumabilissimi e ho già provato a fare un trucco completamente solo matte con questa palette, mi piace, però oggi volevo provare a vedere anche, diciamo, come sta con questo ombretto un po' più luminoso. Quindi su tutta la palpebra mobile vado ad applicare questo colore. Parecchio polverosa anche questa, come vi dicevo. E quindi insomma vi farò sapere riguardo il Luna Play che ho preso io è piccolino e è costato poco, appunto 29 euro perché non è ricaricabile, quindi si utilizza per circa 100 volte, dopodiché basta, si butta. L'ho voluto prendere per non spendere immediatamente 200 euro, ovviamente che è tantissimo, 150 euro per un dispositivo che magari chissà se mi andrà bene o meno. Secondo me, da quello che ho visto, è più igienico perché io l'avevo visto al Cosmoprof e me ne ero innamorata già al Cosmoprof, e da quello che ho visto comunque è più igienico, è più delicato rispetto al Clarisonic, ovviamente. Quindi ragazze, vedremo se mi trovo meglio col Foreo o col Clarisonic. Nella piega vado a mettere un pizzico di Unrestricted, ma proprio un pizzichino giusto per dare la forma, diciamo, profondità alla piega. Ne approfitto, ragazze, in questo video per ringraziarvi dei 16.000 iscritti. Wow, cioè veramente grazie, grazie davvero di cuore. Metto intanto questo colore che è più scuro, con questo pennello da unicorno e faccio la V esterna. Davvero, per me YouTube è veramente un bellissimo passatempo, io mi diverto un sacco. È entrato ormai a far parte della mia vita YouTube da tanti anni. Sapete, io lavoro, quindi non è per me un lavoro YouTube, ma un bellissimo hobby, un bellissimo passatempo e ci dedico parecchio tempo, perché io lavoro durante la settimana, sapete che faccio i turni, insomma è impegnativo sinceramente, fare
fare 2 video a settimana. Riguardo questo, io spero davvero di migliorarmi per quanto riguarda le luci, perché ultimamente sto ricevendo delle critiche, non so se si possono chiamare critiche, più che altro consigli riguardo le luci, gli sfondi. Avete perfettamente ragione, cioè da tantissimo che ci penso anch'io, voglio migliorarmi sicuramente anche per quanto riguarda gli sfondi, le luci. Ad agosto cambieremo casa, agosto o settembre, adesso vediamo un attimo, non sappiamo ancora dove andiamo né niente, però vi dico che cambieremo casa e quindi lì spero di riuscire ad avere una posizione migliore per quanto riguarda i video, perché non so se avete visto la mia makeup collection, ma tipo qua davanti a un muro, accanto a un muro, dietro vabbè lo vedete già, e quindi anche quando metto la ring light è veramente un casino, devo spostare tutto qui davanti, ce l'ho in una posizione molto precaria e quindi faccio veramente fatica. In una nuova casa diciamo che il mio sogno è quello di avere la mia makeup room, anche piccolina, però avere il mio posticino, il mio spazio dove potermi toccare, fare i video, cioè veramente quello sarebbe un sogno. Però anche se non dovessi trovare una casa così con una stanza in più, mi andrebbe bene anche uno spazio un pochino più grande, ecco, per poter registrare, anche solo per mettere le luci o la luce in una posizione più decente, e anche per gli sfondi, che non devono essere per forza gli sfondi colorati, che per carità sono bellissimi, insomma, uno sfondo un po' più decente, che il solito letto che, cioè, che palle, ci ha rotto le palle un po' a tutti, lo so, anche perché sono tantissimi anni che siamo in questa casa. Con un pennello più a punta, questo è il mitico 527 di Mesauda che amo, vado a prendere questo colore qui e lo vado a sfumare un pochino più nella parte interna, così praticamente ho utilizzato tutti i colori di questa palette. E poi vado a sfumare meglio anche il tutto, perché io stavo parlando mentre mettevo questa parte qui finale, quindi chissà come è uscita. Sotto l'arcata sopraccigliare vado a mettere invece questo colore. Adesso vado a rovinare il tutto con il tattoo liner di Kat Von D. Dico così perché io sono una pippa a mettere l'eyeliner, però devo dire che questo qui è davvero facile da applicare anche per le principianti. Quindi cerco di fare una linea sottile, non faccio cose stratosferiche, perché poi se rovino il tutto, cioè devo struccarmi, non ho voglia, non ho tempo, quindi insomma cerco di fare una linea sottile e non so se riuscirò ad inquadrarmi perché io sono ceccata, devo stare appiccicata allo specchio, comunque fidatevi che lo sto mettendo io. Più o meno ho fatto una riga di eyeliner non precisa, ma vabbè, vi ho detto che sono una pippa, poi con il tempo sicuramente imparerò. Adesso metto il Better Than Sex di Too Faced. Come matita nera invece vado a mettere la Bombay Black di Nabla, che si sta tipo rimpicciolendo perché la uso un sacco. Ora vado ad applicare il Low Kit Concealer nella colorazione Light 5 Neutral di Kat, che è praticamente questo correttore molto chiaro. L'ho già provato varie volte, lo scovolino mi piace un sacco, è fatto così. E l'ho già provato con la Blender però, e con la Blender devo dire che dà un effetto molto naturale. Non è ipercoprente, non è super coprente con la Blender, quindi oggi lo voglio provare con il pennello per vedere se copre un pochino di più. Forse è un cicinino più chiaro rispetto addirittura alla mia pelle, però vabbè, comunque sia, illumina. Per quanto riguarda il cambio casa, io dovrò sicuramente fare un altro decluttering, perché non posso assolutamente portarmi tutte queste cose, perché si sono accumulate ovviamente altre cose nel frattempo. Fatemi sapere se volete altri video di cluttering, se vi interessano, se non vi piacciono più, perché ho visto che l'ultimo che avevo fatto non tanto era stato visto, non tanto vi era piaciuto, quindi non so se vi siete scocciate, vi posso capire, perché praticamente tutte iniziano a fare i video di cluttering e poi vi capisco che poi possa essere un po' palloso.
Fatemelo sapere perché, insomma, nel caso lo faccio io da sola, ecco il mio decluttering senza fare il video. Ma nel caso vi dovesse interessare, faccio anche il video. Tornando appunto anche ai 16.000 iscritti, ho un sacco di cose da parte per voi, quindi tenetevi pronte perché sicuramente sia su Instagram sia qua su YouTube ci saranno dei concorsi. Su YouTube però saranno totalmente a sorpresa, quindi io non scriverò nel video concorso, giveaway, eccetera. Vi avevo già fatto questo discorso tempo fa, a me non piace attirare iscritti, attirare visualizzazioni in quel modo. Quindi io voglio e ho ottenuto un sacco di prodotti da parte per voi, per quelle che mi seguono realmente, quindi a caso, a fine video, in un video qualsiasi, appunto dirò che ci sarà questo concorso, questo premio per voi e insomma dirò di commentare in un certo modo. Almeno su YouTube mi fa davvero piacere premiare chi mi segue davvero. Quindi spero vi faccia piacere. Ho fissato il correttore con la Drama Matte di Neve Cosmetics. Devo dire che l'effetto del correttore è questo e a me non dispiace affatto. Dal vivo non le ha coperte proprio benissimo totalmente le occhiaie, ma non penso sia colpa del correttore, ma del colore, perché tutti i colori così chiari non riescono comunque a coprire un'occhiaia violacea, rossiccia. Come faccio ad esempio con NARS, io ho sempre due colorazioni, quindi una un po' più sul giallino per correggermi la mia occhiaia sul violaceo e poi vado con un correttore illuminante per illuminare e correggere il giallino sotto. Però devo dire che anche in questo modo non mi dispiace affatto. Anzi, magari in un prossimo mi preparo con voi, proverò sotto il correttore di NARS sul giallino e poi sopra questo per vedere un po' l'effetto, se mi piace anche così. Ma devo dire che non mi dispiace affatto il correttore perché all'inizio mi sembrava davvero pastoso quando l'avevo sbocciato, però si stende benissimo e almeno quando l'avevo provato con la Blender non era entrato nelle pieghette di espressione, nelle rughettine, diciamo, di espressione, quindi. Ma per il momento non mi dispiace affatto. Vado a coprire il brufolazzo malefico con il Select, anzi con lo Studio Finish Concealer di MAC, l'NC15, che utilizzo raramente proprio in questi casi di brufoloni giganti. Questo poi non è proprio così gigante come quello dell'altra volta. Quindi faccio in questo modo, così. Per il fondotinta invece vado ad applicare il Silky Matte Foundation di Defa, fondotinta compatto minerale con un buon inci che sto già provando da un po' di tempo ed è questo qua nella colorazione 002 Medium. Mi piace parecchio, mi piace l'effetto che dà sulla pelle, mi piace il fatto che sia opacizzante, si uniforma perfettamente con la pelle, però come vedete non copre nulla, quindi diciamo che io lo consiglierei per chi non ha problemi di pelle, per chi non ha brufoli, acne, eccetera, 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 perché sennò non copre nulla, ecco. Credo che per me sarà perfetto per il periodo estivo, perché in estate io utilizzo un sacco questi tipi di fondotinta compatti, così minerali. E poi soprattutto perché comunque in estate, non avendo chissà quali imperfezioni, sarà perfetto per me. Il colore mi sembra anche azzeccato, no? Mi sembra di sì. Pizzico di cipria la applico solo sulla zona T, questa è sempre la Drama Matte col pennello a unicorno. Devo dire che non sono male questi pennelli a unicorno, non sono malacci, non li ho provati ancora tutti. Ma non mi dispiacciono affatto. Ora è il momento di passare alla Shade Light Eye Contour Palette, che come vi dicevo voglio utilizzare per il contouring e quindi voglio utilizzare questo colore qui sul grigino, magari mischiato con un po' di marroncino da utilizzare come contouring. Io non mi ricordo se prima avevo finito il discorso o meno, perché io poi mi perdo nei meandri dei trucchi, dei prodotti e poi non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Comunque, riguardo appunto a YouTube, cioè semplicemente volevo dire che. Ops, qua non so. Semplicemente volevo dire che YouTube è una mia grandissima passione e mi piace un sacco farlo, proprio io mi diverto tantissimo e insomma sono contenta del riscontro che ho da parte vostra, veramente tanto tanto contenta. Il mio canale non ha mai avuto un exploit,
di iscritti piano piano, ma sono veramente contenta. E poi ricordatevi, chi va piano va sano e va lontano, che è un detto un po' così alla cavolo, però è vero, sinceramente è vero. Si sfuma alla grande anche sul viso questa palette e wow. Mentre come blush vado ad utilizzare questo qui, forse ci stava meglio un color rosato, però volevo farvi vedere questa palette anche utilizzata in un modo alternativo, e a me piace da morire anche sul viso, cioè guardate come si sfumano bene, ed è un ombretto, cioè wow. Ecco, quello che pensavo, cioè che questa palette è versatile, ho la conferma proprio adesso. Lo sto applicando tra l'altro col pennello di Mesaudal 523, che amo alla follia. Come illuminante vado a mettere Luna di Nabla della Goldust, che in realtà è un ombretto, ma secondo me è l'amore come illuminante. Lo amo, è stupendo. E che altro poi? Devo mettere la matita per le sopracciglia, metto sempre quella di Nabla, la Uranus, che tra l'altro ho terminato, infatti questa è quella nuova che vado a mettere. Ah, tra l'altro ne metto anche un pizzichino qua sotto di Luna, giusto per dare un po' di luminosità anche qua sotto. Mancano quindi i rossetti liquidi di Kat, io ne ho 3. Due li avete già visti nel video haul, mentre la novità è Mother, che andrò a mettere oggi perché è stupenda, la amo, e tra l'altro penso sia anche abbinato allo smalto che ho. E questa l'ho vista proprio dal vivo da Sephora, perché alla Sephora di Modena hanno messo Kat, quindi insomma appena l'ho vista mi sono innamorata e niente, la vado a mettere perché è stupenda. Lo scovolino è così, è lungo, però non ho alcun problema nell'applicazione, anzi, perché è proprio rigido, quindi io non ho problemi nell'applicazione. Bene ragazze, questo è il look terminato, io spero vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile soprattutto vedere un po' l'azione di tutti questi prodotti. Il colore del rossetto, ecco, vi faccio anche lo swatch visto che non ve l'avevo fatto nel video haul perché non ce l'avevo, ed è tipo un rosa intenso bellissimo. Queste tinte si stendono bene, si asciugano in fretta, cioè almeno quelle che ho io, perché poi variano sempre dalle colorazioni, quelle che ho io si stendono bene, si asciugano in fretta, ma per quanto riguarda la durata vi farò sapere sicuramente più avanti. Questo è tutto, vi ringrazio per la compagnia, bacione gigante e alla prossima!